Buongiorno, oggi sabato 2 marzo, la nostra consueta rassegna stampa di Mattino 6, che andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sia regionali che nazionali e poi nella seconda parte andiamo a prendere in considerazione nella lettura le pagine interne dei quotidiani regionali, tutti quei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con il quotidiano Il Centro di Pescara, la prima pagina, che mette come titolo di apertura "Traffico nel caos per i parcheggi". A Pescara troppe auto in doppia fila in zone vietate per i vigili, servono, dice, più posti. Poi nella seconda parte andiamo a vedere anche l'intervista del comandante Mascitti e alcune anche foto di auto parcheggiate in doppia fila. Nel taglio alto, Abruzzo, il governatore riprende le redini, nuova giunta stop di Marsiglia alla Lega, martedì il vertice. Reddito di cittadinanza, il modulo è online. Vediamo anche all'interno alcune delucidazioni e spiegazioni su come poter compilare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. Sempre in Abruzzo, la consulta boccia il piano rifiuti della regione. Nel centro pagina vediamo la cantante Anna Tatangelo che ieri si è recata al centro commerciale di San Buceto, dove ha rilasciato autografi e selfie ai fans che hanno acquistato il suo album. L'articolo di spalla di sinistra, a Pescara, l'Ordine degli Avvocati, il nuovo consiglio con 9 donne su 15 componenti e 29 candidati nel rinnovato consiglio dell'Ordine degli Avvocati, accade per la prima volta che vengono elette 9 donne. Calcio Pescara Serie B, dubbio Brugman per la sfida con lo Spezia che la partita si terrà domani. Montesilvano, maxi discarica nel palazzo di Via Lazio, anche qui poi all'interno c'è una grande pagina, un'intera pagina dove si parla del consigliere Pettinari che si è recato di persona a fare un sopralluogo in questo maxi discarica nel palazzo di Via Lazio. E taglio basso, candidato sindaco, Movimento 5 Stelle si spacca. Oggi a Pescara la presentazione, ma Di Pillo smentisce l'esistenza di un nome ufficiale. Nel box in basso, il luogo simbolo d'Abruzzo, la cultura spalanca le porte. Il sottosegretario ai beni culturali, Vacca, dice musei e chiese, 5 giorni di visite gratis. E infine l'intervista, il bassista quell'incontro dice con De André. Ci spostiamo sul quotidiano, sempre il centro della provincia di Teramo. Incidenti sul lavoro, 2 feriti gravi a Colonnella, muletto travolge un operaio edile, precipita invece da un'impalcatura al Silvi. Sempre nel taglio di spalla di sinistra, il ministro dell'Economia e delle Finanze Tria si è recato, sarà il 14 marzo all'Università di Teramo per inaugurare il corso di diritto degli appalti pubblici, istituito con l'Ordine degli Ingegneri. Atri, il commissariato al posto dell'ex Palasport, dove verrà spostato e ci sarà anche una delibera del Consiglio Comunale di Atri proprio per questo spostamento. E infine Teramo, nella pagina centrale, la Torre del Duomo salvata da fasce tiranti. È stata messa in sicurezza dopo i danni che sono stati effettuati dal terremoto. Giulianova, l'addizionale non era dovuta, il comune è stato battuto. E nel taglio basso, vediamo sempre a Teramo, assunto in nero, risarcito dal giudice, il tribunale gli riconosce 12.000 euro tra differenze retributive e TFR. Vogliamo andare adesso sul quotidiano Il Centro della provincia di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Preso il truffatore degli anziani, titolo di apertura. Chieti si presenta come falso maresciallo e chiede soldi. È bloccato dai carabinieri. Sempre a Chieti, vendono alcol a una quindicenne, in 3 a processo. Sono finiti sotto processo per aver venduto un cocktail alcolico a una ragazzina di 15 anni. 2 baristi e il gestore di un locale di Orzogna rischiano adesso fino a 1 anno di arresto. Nel centro pagina vediamo l'attore
con origini teatine, dove Ripa Teatina celebra Bradley Cooper, star nella notte degli Oscar. L'evento sarà ripreso dalle telecamere della trasmissione di Rai 1. Albergo Pizzoferrato Sigilli a Delberg è rischioso per la sicurezza. Sappiamo che questi giorni ci sono stati dei controlli e sono stati anche fatti sgomberare gli ospiti che alloggiavano in questo albergo. A Vasto, tribunale, la città si mobilita per il suo salvataggio. Banditi con maschere di carnevale a Lanciano, assalto alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, bottino di 10.000 euro. Quotidiano Il Centro, questa volta della provincia dell'Aquila e anche delle zone di Sulmona e Avezzano. All'Aquila debiti per donanza paga il comune. La Cassazione dispone dopo 15 anni risarcimento in favore di un'associazione. Centropagina, L'Aquila, i tesori riscoperti, archi medievali spuntano a Palazzo Margherita. Qui vediamo nella foto il direttore operativo del cantiere di Palazzo Margherita, dove mostra gli archi medievali ritrovati. Sempre nel taglio di spalla di sinistra all'Aquila, strisce pedonali invisibili, mappa del rischio. L'inverno, qui dice l'articolo, sta finendo e come effetto collaterale dell'uso del sale. Per liberare le strade dalla neve c'è anche quello della vernice sparita, in particolare delle strisce pedonali. Oggi all'Aquila l'addio all'imprenditore Roberto Rossi, un giovane imprenditore dell'Aquila che è morto all'età di appena 41 anni, morto sul posto di lavoro dove ha lasciato anche moglie e dei bambini piccoli. A Sulmona il PD non torna indietro sul sostegno a Casini. E ancora cronaca, giallo del fucino, sfilano i testimoni a San Benedetto dei Marsi, clienti e titolari di esercizi pubblici che l'hanno visto in vita. Vogliamo andare adesso sul quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. La regione congela la ASL. All'Aquila una lettera del direttore del Dipartimento Salute ha imposto lo stop a concorsi e assunzioni di medici. Rischio paralisi per le zone interne, insorge il comitato dei sindaci. Qui vediamo questo stop, ha provocato un terremoto, la lettera firmata dal direttore del Dipartimento per la Salute della Regione Abruzzo. E infatti è stata anche immediata la reazione del comitato dei sindaci. E sempre in merito al nuovo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la Regione e la Giunta è difficile, ultimo duello. Sappiamo che martedì 12 marzo ci sarà il primo consiglio regionale. Nel taglio basso, nel taglio centrale, scusate, a Pizzoferrato. Il Delberg è senza misure antincendio. Arrivano i turisti, ma l'hotel è sequestrato. La decisione è stata presa dalla Procura di Lanciano dopo le indagini dei carabinieri. Nel taglio di spalla di sinistra, super stipendio all'Erzi Di Biase verso il processo. Per la nomina del direttore sotto accusa a Teramo anche il vertice dell'ente idrico. Di Biase, architetto pescarese, legato all'ex governatore D'Alfonso, direttore generale dell'Arzi. L'incidente operaio precipita, rischia di perdere il piede sinistro. Questo è successo ieri a Silvi Marina, un operaio di 45 anni che rischia l'amputazione del piede. Si indaga adesso sulle misure di sicurezza del cantiere. E vogliamo adesso spostarci sul quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura: bivio dei prati a rischio chiusura. Per l'ANAS il caseggiato pericolante sul Rio Arno rappresenta un pericolo e andrebbe abbattuto. Inoltre Giulianova, lungomare monumentale, mercoledì inizia il wrestling. Qui vediamo la foto del lungomare di Giulianova. Ci spostiamo al centro pagina.
l'università spenge le luci per mi illumino di meno, più sostenibile e più romantica. Nel taglio di spalla di destra vediamo la foto del ministro Tria, dove sarà il 14 marzo a Teramo per l'apertura di giurisprudenza. E inoltre escape room a Cellina Attanasio, la moda del gioco rompicapo prende piedi in Abruzzo. E sempre nel taglio di spalla, Silvi cade da un'impalcatura, grave operaio. Abbiamo concluso con le prime pagine dei quotidiani regionali, ci spostiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. TAV, il caso 5 Stelle pesa sul governo, la Francia, il tempo è scaduto. Il ministro Le Maire, l'Italia decida, Grillo, progetto morto. E vediamo l'ultima anche mediazione, salvare la Torino-Lione per salvare il governo, ci prova il Premier Conte, il ministro francese Le Maire, finora dice siamo stati pazienti, adesso l'Italia decida. Ci spostiamo nel taglio centrale della pagina del quotidiano Il Centro. Vediamo qui l'intervista anche a Giuseppe Sala, il giorno di Peopla a Milano per i diritti insieme senza comizi. Dal quotidiano Repubblica al quotidiano Il Corriere della Sera. Il titolo di apertura, la TAV scuote il governo. Politica, pressing di Parigi e degli industriali, l'opera va fatta, reddito, soldi ai CAF per le domande. Tria e Salvini favorevoli alla TAV, vedo di Toninelli, Grillo, l'alta velocità dice è morta. E vediamo anche altri titoli nell'articolo di spalla di destra, Zingaretti con i moderati per sfidare la nuova destra. E nel taglio alto, vediamo l'articolo, oggi il Milan tenta il sorpasso, Inter sconfitta a Cagliari, corsa Champions a rischio. Ci spostiamo nel centro pagina, vediamo una foto, la mamma con 11 figli dice faticoso ma è bello così. Giuditta è l'ultima nata, l'undicesima, la mamma ha 38 anni e garantisce è faticoso ma ne vale la pena. Infatti qui l'articolo la chiama la superfamiglia. Vediamo anche negli articoli di spalla di destra, taglio negli Stati Uniti d'America, l'erede di Obama vale un milione, taglia di un milione di euro, di dollari, scusate, sul figlio di Osama Bin Laden, sarà lui il nuovo leader di Al-Qaeda, caccia al trentenne sfuggito alla CIA. Fazio intervista Macron, un caso in Rai, l'intervista di Fabio Fazio al presidente francese Emmanuel Macron che andrà in onda domani, è diventata un caso politico. Andiamo avanti con il quotidiano La Stampa, quotidiano torinese, rivolta 5 Stelle sulla TAV, Conte e Di Maio mettono sotto accusa Toninelli. Il ministro dei trasporti non ci ha dato il piano alternativo chiesto da mesi, imbarazzo per Tria a Parigi, dice sì all'opera, poi da Roma arriva lo stop. E vediamo anche altri titoli nel centro pagina. Il figlio di Bin Laden, jihadista globale, braccato dall'American, dove ha messo anche una taglia, gli Stati Uniti, una taglia sul figlio di Osama Bin Laden, che dice che è al vertice di Al-Qaeda. Il Fatto Quotidiano, articoli di prima pagina, Salvini e vuole fare l'americano, dice, tradisce Putin e provoca i russi. La svolta, Giorgetti vola negli Stati Uniti, il capo cerca l'appoggio di Trump verso le europee. Negli articoli in alto, taglio alto, il documento, una clausola permette di rinviare i bandi, TAV, Parigi non paga, le gare vanno fermate. C'è un dossier sul tavolo del ministro Toninelli per fermare i bandi per i lavori che la società TELT vuole lanciare l'11 marzo. E inoltre l'amministratore delegato sotto attacco, aperta la caccia a Salini, le mani leghiste sulla RAI.
L'intrigo al fatto mi disse che aveva 8 mesi di vita, Sarti le chat segrete che cambiano la storia. Ho denunciato Bogdan quando ho iniziato a dubitare della sua malattia, dice la parlamentare del Movimento 5 Stelle negli atti depositati a Rimini. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari, non molla, i due Renzi siano agli arresti, ditte gestite da loro. Nel centro pagina, vediamo altri articoli, la foto del vice premier Matteo Salvini, che da mesi ha iniziato a schierarsi contro gli ex amici, si allea con i nemici polacchi, attacca l'Iran. Vediamo, si parla di Salvini sulla politica estera. E il pentito, c'è anche all'interno un articolo dove i servizi segreti volevano far evadere Totò Riina. E andando avanti, vogliamo anche vedere la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. La mina, l'articolo dice: la mina TAV, Conte smentisce il suo sì alla mini TAV, Toninelli ammette di aver chiesto la nuova analisi che dimezza i costi nell'opera solo per creare dibattito. Il Partito Democratico chiede di sfiduciarlo. Per Tria, che è il ministro dell'economia, la Torino-Lione si farà ultimatum dalla Francia, il governo deraglia e il Movimento 5 Stelle va nei guai. L'ONU, l'articolo: l'Italia viola i diritti umani, sui migranti e razzismo, critiche anche dal Parlamento europeo, dove ha lanciato il Parlamento europeo e l'ONU lanciano l'allarme per il mancato diritto di rispetto dei diritti umani in Italia. Il doppio monito che fa dell'Italia, dice, un paese sotto osservazione da parte degli organismi internazionali. Libero, titolo di apertura: Salvini ha accerchiato, i magistrati di sinistra lo puntano. Le toghe rosse, dice, non potendolo processare, insultano il vice premier dandogli del razzista e dello xenofobo, incuranti del fatto che è stato eletto, invocano la resistenza contro di lui. Nel centro pagina, mi spezzo ma non mi sposto, dice Di Maio, avvitato alla poltrona. Dove si trova? Nel centro pagina ancora arrivano le elezioni, scontro sulle estrazioni, Basilicata piena di petrolio e nessuno vuole prenderlo. Vogliamo andare avanti col quotidiano La Verità. Domani in onda nel salotto di Fabio Fazio, Macron potrà darci dei vomitevoli su Rai 1. Il conduttore più pagato della TV pubblica va a Parigi per offrire il microfono al presidente francese, che così avrà, dice, modo di propinarci le sue lezioni su migranti, economia e populisti. E il tutto, dice, a spese nostre, l'articolo. Nel centro pagina, vediamo in merito ai genitori dell'ex premier Matteo Renzi, che dice restano agli arresti, il giudice non ci hanno detto la verità. Il loro racconto, definito contraddittorio, è una versione che si spiega solo evocando un complotto. Beffa Vaticana, è stato abusato e chiede di punire l'arcivescovo Bassetti, lo manda a parlare con lui. A pochi giorni dei buoni propositi usciti dal summit Vaticano, antipedofilia per le vittime, è già arrivata la beffa. Nel box in basso, un articolo dove il prete con il fucile difendersi, dice, è un diritto. Sacerdote perugino si arma dopo le visite dei ladri. Il quotidiano Il Tempo, quotidiano romano. La Raggi non potrà darsi all'Ippica, chiude dopo 137 anni l'ippodromo di Capannella, a casa 100 dipendenti e finisce nei guai tutto l'indotto. Fu teatro dei grandi derby di galoppo, lì l'ultima corsa di Ribot, il cavallo più forte di sempre. Qui dice che via i licenziamenti alla restituzione dell'ippodromo di Capannella al Comune di Roma. A meno di un intervento del sindaco, 100 dipendenti e un migliaio dell'indotto andranno a casa e l'Ippica romana chiuderà. Nel centro pagina vediamo
Fabio Fazio, che domani manda in onda nella sua trasmissione l'intervista al presidente della Francia, Macron. Nel taglio alto vediamo la partita che si terrà, il derby tra Roma-Lazio, derby vista Champions, inserto speciale, dice anche sulla strada cittadina, che stasera all'Olimpico ci sarà per sognare anche l'Europa. Nell'articolo di spalla di destra, allarme dell'AMA al Campidoglio, vuol farci, dice, fallire, audizione dell'ex amministratore delegato Bagnacani. E nel taglio basso, nei box, i turisti, sciamano come torme di pelle rossa, ma lui non perde la calma, elogio del pizzardone Custer di Trevi, dice, una sera di qualsiasi di questa strana stagione romana, venendo a Via del Corso vediamo anche i molti turisti che si prestano a visitare Fontana di Trevi. Il quotidiano Il Messaggero, quotidiano nazionale ma soprattutto della provincia di Roma, autonomia sui soldi, nessun ok. L'intervista Lezzi, ministro del Sud, ha parlato, dice, con Tria, che è il ministro dell'economia, sulle risorse, tutto da definire per Veneto e Lombardia, rischiano di pagare tutte le altre regioni. Roma, dice, non va svuotata. Ancora altri articoli, sempre sul caso della TAV, scontro frontale nel governo, Movimento 5 Stelle spaccati, sondaggio segreto per il sì. Qui vediamo nella foto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti insieme al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nel centro pagina, in migliaia contro la quinta candidatura dell'anziano presidente, in Algeria la piazza sfida l'eterno Bouteflika. E inoltre nell'articolo di spalla di destra vediamo matrimoni ed eredità, sia gli accordi privati, così cambia la legge, arrivano le modifiche al codice, via libera ai patti preventivi anche per le unioni civili, dice qui l'articolo. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano Il Mattino di Napoli, titolo di apertura, arrestato il soldato dell'ISIS, a caccia ai complici di Napoli, si nascondeva ad Acerra il primo Florent Frischert di ritorno dalla Siria, era sparito dalla campagna nel 2013, ha frequentato Piazza Garibaldi e qui lo vediamo nella foto. I fari, altro articolo, puntati sul casertano, Murad e gli altri fanatici, la Tana di San Marcellino, che si è creata una vasta rete logistica per gli appartenenti alle cellule del califfato. Poi sempre il procuratore antiterrorismo Deraco, abbiamo, dice, i nomi di tutti i terroristi italiani. Nel centro pagina si parla del big match che ci sarà tra Napoli e Juventus, il dibattito sul big match, i tifosi divisi tra pancia e ragione, altro che Juve, è più importante il Salisburgo. E nell'articolo di spalla di destra, il ministro del Sud Lezzi dice autonomia per il tesoro, mancano i fondi, alta tensione sulla TAV tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini dice se non si fa il governo può tornare a casa. E nel box in basso a destra vediamo nel mirino pregiudicati e parcheggiatori, la tax force della finanza contro i furbetti del reddito. Infatti qui dice sono al lavoro da tempo, la guardia di finanza, il reddito di cittadinanza fa cola, per chi non tentasse ad esibire carte false le sanzioni possono essere molto severe in caso di dichiarazione falsa. L'Avvenire, quotidiano nazionale, ecco la realtà, dice, il PIL rallenta più 0,9% nel 2018, il rapporto con il debito va a record storico, dati più confortanti dal benessere ecosostenibile e dall'economia circolare. Poi nel box del centropagina, ancora Conte frena sulla TAV, Toninelli ribadisce il no, il PD dice mozione di sfiducia. Nel centro pagina si parla
dell'Albania dopo gli incidenti del richiamo di Bruxelles, il sogno dell'Unione Europea raffredda la protesta. E vediamo anche qui in merito all'immigrazione, la non accoglienza costa e l'ONU accusa il governo italiano, dice a rischio il posto di 50.000 operatori, dossier cita violazioni di diritti umani. Il Sole 24 Ore, diamo quotidiano nazionale economico italiano, TAV, governo nel caos, le imprese d'Italia e Francia, una priorità, grandi opere, Conte, nulla di deciso, Tria, ministro dell'economia, dice il progetto va avanti. Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dice resto contrario alla realizzazione della TAV e vediamo un'analisi BIDS di mezzo i costi del progetto sul versante italiano. Vertice invece a Bruxelles, industria strategica, le mere, si farà l'alleanza e vediamo anche nell'articolo di Spalla di destra una panoramica di notizie economiche. Barbagallo, ben inaffrettato, è un inapplicabile. L'entrata in vigore nel 2016 del BEL è stata affrettata per Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza di Banca Italia. Reddito di cittadinanza, accordo tra CAF e INPS, forniranno il CAF il servizio di raccolta delle domande per reddito di cittadinanza, avranno dall'INPS per ogni pratica, dice, che si apre 10 euro. Andando in basso, nel taglio basso, vediamo in merito alle generali, edizione sale al 4%, la holding valuta nuovi acquisti, i Benetton non chiedono un posto in consiglio di amministrazione, Galateri in pole per la presidenza delle generali. Terminate le prime pagine dei quotidiani nazionali, vogliamo spostarci alle prime pagine dei quotidiani, sempre nazionali, però questa volta sportivi. Iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport, titolo di apertura, interrotta, perde a Cagliari l'Inter 2-1 e la Champions è a rischio, scenario da incubo, sorpasso Milan e aggancio Roma, brutta prova dei nerazzurri in crisi di gioco, il gol di Latuaro non basta e si finisce con Ranocchia centravanti, i sardi sbagliano. Anche un rigore, se le rivali vincono, Spalletti è quinto per differenze di reti. Vogliamo anche spostarci nel taglio basso, ci saranno anche altre partite, il Milan con il Sassuolo a San Siro in 60.000, con l'incoraggiamento che danno anche all'allenatore Rino Gattuso. Lazio-Roma in vista quarto posto, Di Francesco dice che occasione, Correa e Zaniolo è un derby di talenti. Inoltre nell'articolo di Spalla si parla anche della partita Napoli-Juventus per 11 doppi ex. E ciclismo, Gann, re del mondo, è il terzo oro, dice, a 22 anni, è un italiano, è nato a Verbania. Corriere dello Sport, magica capitale, Inzaghi pronti, noi senza paura, dice, Immobile sta male, Di Francesco, mettiamoci cuore, Manolas rientra e De Rossi ci riprova. Vediamo anche il titolo di apertura del sempre del Corriere dello Sport, Cagliari super, primo KO Inter del dopo Icardi, 2-1 Spalletti disarmato. I nerazzurri vanno a picco e rischiano di perdere anche il terzo posto. E poi si parla della partita anche del Napoli-Juventus. Vogliamo concludere con l'ultimo quotidiano sportivo. Titolo di apertura, Marotta Allegri, colpo gobbo, l'allenatore bianconero entra clamorosamente in ballottaggio con Conte per il dopo Spalletti. L'Inter deve aspettare aprile quando Allegri si confronterà con Agnelli e deciderà se prolungare il contratto o cominciare una nuova avventura.
sempre della partita Napoli-Juventus. Ronaldo non intende fermarsi, ma vuole fare anche lui una grande partita domani al San Paolo. E poi si parla della perdita dell'Inter contro il Cagliari, e il Milan adesso può tentare il sorpasso. Con questa notizia ci vogliamo fermare adesso per un break pubblicitario, ma vogliamo prima vedere le previsioni meteo per oggi e poi passiamo alla seconda parte di Mattino 6, dove andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo subito iniziare con le pagine interne del quotidiano Il Centro della provincia di Pescara. Questo reddito di cittadinanza, il modulo è online, dal 6 marzo via alle domande. In regione 43.000 famiglie sono in attesa. Mentre si attende ancora la conversione in legge del decreto, parte la macchina organizzativa che coinvolge anche l'INPS, CAF, Poste e Centri per l'impiego. Infatti ci saranno anche tutte le varie informative che i CAF e anche gli altri enti potranno dare. A Chiedi invece dicono che manca il personale, Centri per l'impiego. Il direttore Iacone dice: siamo in 6, ma dovremmo essere in 30 anche adesso con tutto il lavoro che potrà arrivare. Infatti anche qui si parla che a Pescara c'è già un picco di iscritti nelle liste, tanti giovani e over 55 per la prima volta si rivolgono ai centri proprio per il reddito di cittadinanza e i centri per l'impiego. Regione, slitta il nuovo governo, stop di Marsiglio alla Lega e Salvini, Bella Chioma decide i numeri e assessorato esterno, ma il governatore non ci sta, Marco Marsiglio convoca tutti per martedì. Si parla anche di ecotassa, ha effetti sulle vendite. Dallo studio del Centro Studi Promoter emerge un calo consistente a gennaio e meno grave a febbraio. Visite per 5 giorni nei luoghi che ci invidiano. Sappiamo che l'Italia è il più bel paese con molti luoghi storici e culturali. Infatti, visite gratis per 5 giorni da Casa d'Annunzio al Guerriero è un'iniziativa che il sottosegretario ai beni culturali Gianni Vacca dice. Sono anche molto particolarmente entusiasta di questa bellissima iniziativa perché il cambiamento passi anche nell'offerta culturale del nostro paese. Qui c'è l'elenco di tutti i siti che si possono visitare, in particolare quelli abruzzesi, gratuiti. Pescara. Si parla di un aspetto di cronaca molto interessante. Traffico, come guidano i pescaresi, auto in doppia fila e sulle strisce, il parcheggio in città, dice una giungla. Molti non rispettano le regole del codice della strada e lasciano le macchine dove è vietato fermarsi. La sosta selvaggia è un costante aumento in corso Vittorio Emanuele, via Nicola Fabrizi. Qui vediamo anche le foto e c'è anche l'intervista del comandante Maggitti. Dice: tanta inciviltà, ma mancano anche i posti auto. L'intervista che è stata rilasciata dal comandante dei vigili di Pescara. Ospedale Pescara, ecco i primi 18 posti letto, i vertici della ASL svelano il piano, il manager Armando Mancini e i direttori, dice, saranno sistemati all'ergologia, pneumologia, per il sovraffollamento, si dice, si difendono, ci dobbiamo attenere al tetto fissato della legge a livello nazionale. Vi vogliamo ricordare il problema dei pazienti nel reparto di geriatria che sono stati trovati accampati nei corridoi del reparto. Si parla anche del Porto Canale del Vecchio, tra 15 giorni, dice, parte il dragaggio. Nel taglio basso, differenziata pescaresi più civili, in 10 anni la raccolta è stata raddoppiata, intanto il comune cambia anche i cassonetti, vogliamo anche ricordare l'assessore dell'igiene urbana Paola Marcheggiani, che si è sempre data molto da fare, fornendo anche molte iniziative a riguardo. Ma vogliamo anche vedere
un servizio che è stato preparato per noi. Prego. Cresce la raccolta differenziata a Pescara, passata dal 28% del 2014 al 48% odierno. Una percentuale, spiegano, attiva e comune, raggiunta anche grazie all'aumento del porta a porta estesa a circa il 70% della città, ad esclusione del centro. Qui, annuncia ancora attiva, stanno per essere cambiati i cassonetti, più piccoli e maneggevoli, oltre all'avvio di un programma speciale di pulizia. Restano le criticità, soprattutto nelle direttrici nord-sud, est-ovest, con il fenomeno della migrazione del rifiuto dalle città limitrofe. Ci sono anche punti di eccellenza, come nella zona della Pineta, dove si raggiunge il 70% di differenziata. L'assessore Paola Marchegiani spiega quali saranno le prossime iniziative per migliorare la pulizia della città. Il grande senso invece di questa conferenza stampa è legata al fatto che la campagna di sensibilizzazione Awa, ma che sti fa, continua e i totem sono stati messi nei comuni. La campagna di formazione dei professori, dei docenti è terminata. I ragazzi delle scuole hanno potuto godere delle lezioni di un grande esperto di comunicazione ambientale che è Sandro Discerni. Sono stati fatti dei mercatini e dei gazebo per il riuso, però adesso c'è la campagna di informazione. Io qui chiedo proprio l'aiuto di voi, della stampa, perché Pescara passa dal 29% quasi al 47%, quindi è un incremento di differenziata notevole, ma questo è legato sì ad uno sforzo grande alla fase iniziale di Attiva, ma ad una strategia con la fusione di Attiva e Linda e i 42 comuni della provincia, soprattutto alla realizzazione degli impianti e a rendere poi più leggera e più piccolina la tariffa della Tari. Ci vogliamo spostare adesso al comune di Montesilvano, dove il consigliere Pettinari, sempre attivo nei problemi della città, denuncia il degrado delle case popolari a Montesilvano nel palazzo di Via Lazio. Il sopralluogo, Pettinari, nell'edificio del comune di Pescara, dice: subito via gli abusivi che delinquono. Qui vediamo le foto e anche il degrado che il consigliere Pettinari ha trovato durante il suo sopralluogo di ieri. Andiamo avanti, ci spostiamo anche con una curiosità: insegnare la matematica a bambini divertendoli. A Montesilvano è partita l'intervista al professor Bortolato, ideatore di un metodo innovativo, e stamane nelle scuole primarie dell'infanzia per formare 500 maestre per aiutare con i nuovi metodi. Sempre a Montesilvano, via Tamigi. Ecco il nuovo asfalto, battaglia vinta per il comune. L'assessore Paolo Cilli, ora sollecitiamo per il rifacimento della strada, dice, di via Vestina. Bollette dell'ACA in ritardo, è ingiusto pagare la mora a Francavilla, troppi disguidi, utenti costretti a rivolgersi agli uffici di Corso Roma. L'azienda si discolpa ed è pronta a intervenire sulla ditta che si occupa del recapito delle bollette dell'ACA. Cade sulla pista nuova e finisce in ospedale. Il dosso, dice, non è stato segnalato. Anche l'ANAS, via le vecchie ringhiere, e dice, sono iniziati i lavori per la sostituzione dei nuovi parapetti. Ci spostiamo al comune di Penne, società partecipate, processa il via in quattro accusati di truffa e frode. Prima udienza al Tribunale di Pescara per amministratori e soci della Tecnoservice e un dirigente del comune di Penne. Contestati vantaggi patrimoniali per 400.000 euro e presunte inadempienze. Adesso ci spostiamo al comune di Chieti, raggiro sventato, operazione dei carabinieri, truffa un'anziana, preso falso maresciallo, telefono alla pensionata, si finge che il figlio abbia fatto un incidente e chiede 2.300 euro, ora si indaga sui colpi, fotocopia. Cade
cade sullo scalino e si ferisce, donna si accascia in piazza Matteotti, anziano colpito da ictus alle poste. Ieri sono successe alcune disgrazie nella zona di comune di Chieti. Vendono invece alcol, notizia che abbiamo trovato anche in prima pagina, a un quindicenne in tre a processo. Sotto accusa due baristi e il gestore di un locale, la ragazza si sente male e finisce in ospedale. E rischiano anche, come diceva la prima pagina, anche un anno di arresto. A Lanciano, piazza D'Amico, banca rapinata con maschera e taglierino, complice in auto, suona sul clacson per allettare due banditi dell'arrivo della polizia. Poi scende e li chiama a voce. Vogliamo vedere il servizio che è stato preparato per noi. Prego. Erano in due armati di taglierino per la rapina ai danni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in Piazza D'Amico a Lanciano. I malviventi sono entrati alle 14.55 e si sono fatti consegnare il denaro contante nella cassa, circa 10.000 euro. Nell'istituto di credito c'erano in quel momento quattro impiegati. Uno era alla cassa ed ha consegnato il denaro contante ai rapinatori dietro minaccia del taglierino. Gli altri tre dipendenti, un altro uomo e due donne, compresa la direttrice di filiale, erano ognuno nei rispettivi uffici. I due rapinatori avevano i volti travisati, riferiscono i testimoni al commissariato di polizia di Lanciano, che indaga sul caso. Uno in particolare indossava una maschera di carnevale raffigurante un volto, mentre l'altro indossava cappello e sciarpa. Uno solo dei rapinatori ha parlato, aveva accento italiano. Ad attendere fuori i banditi dopo il colpo c'era un complice, sono fuggiti a bordo di una Panda. Sulla città si è alzato in volo un elicottero della polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica della polizia di Lanciano per i rilievi. Nessuna indicazione sulla direzione presa dall'auto con i rapinatori in fuga. Ci spostiamo adesso nel comune di Ortona. Vediamo l'articolo, autolavaggi fuori legge, denunciati quattro titolari, verifiche dei carabinieri forestali su scarichi delle fogne e depurazione. In caso di condanna c'è l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda fino a 10.000 euro. E sempre a Ortona, nomadi si sono accampati vicino alle ciclabili e Polidori vuole più controlli. Nel taglio basso, sempre in merito alle discariche, discariche e fogne abusive, scattano i sequestri a San Giovanni Chietino, San Vito Chietino, scusate, blitz della Guardia di Costiera in un terreno vicino al fiume Feltrino. Nei guai il titolare del terreno e la Sasi. Sempre spostandoci questa volta sulla provincia di Teramo, il comune di Teramo, dopo il terremoto, messa in sicurezza della Torre del Duomo, quasi concluso l'intervento da 146.000 euro, il tecnico dice, con fasciature e tiranti ripristinata la resistenza prescosse. E l'Università di Teramo, Tria, il ministro dell'Economia inaugura un nuovo corso, l'Ateneo Teramano si istituisce l'insegnamento di diritto degli appalti pubblici. La cerimonia di inizio ci sarà il 14 marzo. Incidenti sul lavoro, gravi due operai, uno è a Colonnella che è in coma e l'altro cade da un'impalcatura a Silvi e rischia una gamba. Adesso sono anche state aperte delle indagini per verificare la sicurezza sul posto di lavoro. Impiegato in nero risarcito dal giudice, il tribunale gli ha riconosciuto le differenze retributive e TFRR, anche se con una qualifica, dice, diversa. Ad Atri il commissariato, qui riporta il giornale, andrà nell'area del parasport crollato. Il comune cambia idea e rinuncia a utilizzare l'ex pretura. La delibera, dice, sarà portata all'esame del consiglio comunale. All'Aquila, debiti per donanza, condanna dopo 15 anni. Il comune, dice qui l'articolo, deve risarcire un'associazione culturale che allestì uno spettacolo nel 2004 e non venne mai pagata. Confindustria, passi avanti per la fusione, il neopresidente Podda conferma la collaborazione con Teramo e dice il nodo della sede resta ancora irrisolto. E nel taglio basso si parla della tragedia che è successa questi giorni a
Paganica, dove verrà dato l'ultimo saluto al costruttore Roberto Rossi, l'imprenditore che a 41 anni, 2 giorni fa, è deceduto sul posto di lavoro. Si apre ancora l'inchiesta. Altri testimoni davanti al procuratore, il giallo del fucino, sono avventori e titolari di esercizi pubblici che avrebbero visto per l'ultima volta Collinzio D'Orazio prima della scomparsa. Entro 60 giorni sono attesi, qui dice l'articolo, i risultati delle perizie sui telefoni cellulari e dei 2 giovani indagati per abbandono di incapace che hanno accompagnato in paese la vittima. Ci spostiamo adesso al quotidiano Il Messaggero, Regione contro ASL, stop alle assunzioni. La direzione salute e welfare blocca le spese del piano dell'Aquila, il comitato ristretto dei sindaci. Dice le ripercussioni saranno gravissime. E inoltre nuova giunta intesa vicina, ultimo duello per l'assessore esterno. Ricordiamo che martedì 12 ci sarà il primo consiglio regionale. E sempre in merito alle elezioni di Pescara, il Movimento 5 Stelle punta invece su Erika Alessandrini. E vediamo anche in merito all'inchiesta anche sui viadotti, che si attende la perizia, la relazione di Chiaia, docente di ingegneria al Politecnico di Torino, dice risulterà decisiva. E inoltre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Pescaresi scelgono la continuità, successo della lista che conquista 11 sedici su 15 disponibili. Super stipendio di Biase verso il processo, chiusa l'inchiesta sulla nomina del direttore dell'ERSI dell'architetto, ex assessore di Pescara. Tra i 5 accusati di abuso di ufficio ci sono anche la presidente Daniele Valenza e il sindaco di Farindola, Lacchetta. All'Aquila, antenne e centri commerciali. La maggioranza spalle al muro, frizioni dentro Fratelli d'Italia, De Matteis si attacca nel mirino, finiscono gli assessori Mannetti e Piccini. Svelata una lettera che conferma la legittimità dell'iter per l'installazione dell'impianto a Pagliare. Si parla ancora della morte di Roberto Rossi, un 41enne che è deceduto all'improvviso sul posto di lavoro e oggi si svolgeranno i suoi funerali. Sempre all'Aquila, Belvedere, il sindaco Biondi dice sì al nuovo ponte, il sindaco sposa la posizione del presidente degli ingegneri, serve coraggio per abbattere il dogma del com'era e dov'era. Sempre il sindaco, il primo cittadino, dice bene immaginare innesti di modernità che siano rispettosi dell'impianto urbanistico storico cittadino. Sempre ci spostiamo ad Avezzano, D'Orazio, la verità nei due cellulari sono quelli dei giovani che per adesso sono indagati per abbandono di incapace avvenuto durante la notte. Per gli inquirenti importanti anche, dice, alcune bottiglie di birra e la salma, dice, sarà restituita ai familiari. Spostiamo nella provincia di Chieti, fondazione sia la fusione, la presidente Pagliotto pranza col sindaco e dona al capoluogo le reliquie, dice, dei frati. Scarsa sicurezza, albergo sequestrato a Lanciano, il GIP di Lanciano, Massimo Canosa, così posti sigilli al Derber Palace nel villaggio Valle del Sole a Pizzo Ferrato, per mancanza di norme di sicurezza antincendio. Teramo, la Team a rischio sopravvivenza, i sindacati servono, dice, garanzie tra i tavoli saltati e rischio occupazionale più vicino. Buste paga e call center sono già esternalizzati. Andiamo a andare
avanti, operaio cade dall'impalcatura, è grave l'incidente sul lavoro ieri mattina a Silvi Marina. Qui vediamo la foto del cantiere dove è avvenuto il grave infortunio. Vogliamo adesso, prima di passare alle notizie sportive, spostarci al quotidiano La Città della provincia di Teramo. Rifiuti, la regione ha fatto la furbata, la Corte Costituzionale bacchetta sulla norma per l'approvazione del piano di gestione integrato. Poi si parla anche del maxi tamponamento sull'asse attrezzato che è successo ieri a Pescara e coinvolta anche un'auto medica. I carabinieri sequestrano un hotel da 250 posti per mancato adeguamento alle norme di sicurezza. Questo è successo a Pizzoferrato, dove l'albergo è stato sottoposto a sequestro preventivo su ordine del giudice per le indagini preliminari. Vediamo andare avanti, spostandoci su... Sempre a Teramo i lavori, dice qui l'articolo, del gas si spostano in via Capuani. Per le nuove tubature sarà necessario rimuovere i sanpietrini, il ripristino è, dice, è previsto non prima di giugno. Qui vediamo la foto dove verranno realizzati i lavori da parte della società 2i Rete Gas, che è la società che gestisce tutti i sottoservizi, in particolare gran parte della regione Abruzzo. E il ministro Tria, si parla di questa grande notizia, sarà a giurisprudenza il 14 marzo a Teramo per inaugurare il nuovo corso di insegnamento sul diritto degli appalti pubblici. Qui vediamo la foto anche del ministro Tria e del rettore che replica alle preoccupazioni espresse dai gruppi studenteschi sulla facoltà. Sempre in merito alla TEAM, la società di servizi per la raccolta della nettezza urbana, il coordinamento dei quartieri plaude al moral suasion del sindaco per recuperare 2.500.000 euro del 2009 e manca però, dice, il ricorso della parte proprio della società TEAM. Quota 100 e reddito di cittadinanza, la storica associazione ACLI propone le istruzioni per l'uso su tutte le misure sociali inserite nella finanziaria. Infatti ci sarà un convegno questo pomeriggio alle ore 16 a Villa Vomano proprio per la presentazione ai cittadini. E vogliamo spostarci a Colle d'Aran, dove si conferma un comune green, lanciata la campagna per la prevenzione contro l'abbandono dei rifiuti nei fossati lungo i corsi d'acqua. È una cosa che veramente sta prendendo piede negli ultimi anni. E ancora andando avanti con altre notizie, si parla di uno spazio polifunzionale al centro delle fiere. Partiranno la prossima settimana gli interventi per l'adeguamento di un'area di 275 metri quadrati. La palestra sarà utilizzata anche l'area come palestra e messa a disposizione degli studenti del polo scolastico. Qui vediamo il centro fiere di Sant'Egidio alla Vibrata e sotto il progetto che è stato proposto per la realizzazione. Si parla di Giulianova, al via wrestling del Lungomare, mercoledì i primi interventi sugli 81 tripodi in ghisa di valore storico. Il restauro, dice, gli elementi saranno rimossi e portati in una ditta specializzata che provvederà al loro restauro. Vediamo ancora spostarci sulla triste notizia che è successa ieri a Silvi. Operaio cade da un'impalcatura, è grave, precipita da 3 metri e viene ricoverato all'ospedale di Pescara. Il sindacato, dice, proprio ieri ha riacceso i riflettori sugli incidenti nei luoghi di lavoro. Infatti a riguardo è stata proprio aperta un'inchiesta dove verranno verificate le
norme di sicurezza sul posto di lavoro. Vogliamo adesso passare alle notizie sportive sui quotidiani regionali. Serie B, il Pescara tra squadra tra i primi posti, ora tocca al pubblico. I biancazzurri hanno sempre, dice, occupato posizioni di vertice, la media spettatori all'Adriatico è però la seconda peggiore negli ultimi 7 campionati. Si parla anche dell'Ancien Brugman, Bruno in preallarme per la mediana, il capitano del Pescara in dubbio per la gara di domani contro lo Spezia. E invece Serie C, il Teramo, domani la Fermana, dubbio su Giorgi, Armeno è recuperato e si parla anche di Persia, Insidia, Spighi. Il tecnico Maurizi spera di avere l'esperto centrocampista e inoltre Celli dice avanti tutta, società spunta il nome di Quintiliani. E sempre riguardo ai dilettanti, si vota il migliore, Miccichesi prende subito la scena, il concorso stato indetto dal quotidiano Il Centro. Spostiamo alle notizie sportive anche del Messaggero, si parla del Pescara, un centrocampo col fiato corto, Brugman e Musmai sono stanchi e a rischio che il flessione a Benevento. In attacco serve un turnover, Antonucci, Del Sole Sottile e Bellini sono in soffitta. Pilon nasconde il Delfino, schemi a porte chiuse, gli allenamenti che sono stati svolti questi giorni. E sempre spostandoci a un'altra squadra abruzzese, il Teramo, Celli dice Teramo salvo, vorrei restare, il difensore con Infantino gol in ottima intesa, dobbiamo battere la Fermana. E postiamo adesso alle notizie sportive del quotidiano la città della provincia di Teramo, sempre il Teramo proverà a sfatare il tabù Fermana. Celli dice siamo migliorati molto in difesa e questo rende tutto più facile. Restare a Teramo, lui praticamente ci spera. Anche il Teramo Basket alle 18 sfida contro l'Arino Termoli. A Spicchi oggi incomincia la fase ad orologio. E con questa ultima notizia che vogliamo dare adesso su Giulia Calistri, una rossa teramana da primato, intervista con la grande promessa del salvamento sportivo a 18 anni, già un mondiale e tante medaglie. Io con quest'ultima notizia sportiva vi ringrazio per l'attenzione che avete mostrato alla nostra quotidiana rassegna stampa di Mattino 6, che riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8, e vi vogliamo ringraziare nuovamente per la vostra attenzione. Vi ricordo la nostra programmazione che è di oggi, in particolare i nostri telegiornali che ci saranno alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie e buona giornata a tutti voi.